Semplificata la consultazione delle procedure per l'acquisizione di documenti tecnici grazie alla riorganizzazione della sessione del sito comunale di Chieti dedicato all'urbanistica e all'edilizia privata. Questa utile innovazione, che consentirà una più facile consultazione della sezione, la si deve al terzo settore sviluppo del territorio, diretta da Carlo De Gregorio. Da oggi sarà possibile consultare online i piani urbanistici, le normative tecniche, i regolamenti vigenti pubblicati e altre informazioni utili per la presentazione delle pratiche edilizie e per i progetti messi in campo dall'amministrazione comunale. Io direi che è stato creato più che aggiornato. In fin dei conti, finora il settore urbanistico contava per i cittadini e per coloro che ci si affacciavano su materiale cartaceo. Adesso siamo riusciti a creare un sistema informatico veramente veloce per chi lo ha già provato, per cui pur nel concetto di carenza di personale che abbiamo in tutti i settori e in particolare proprio al settore urbanistica, potremo essere alla pari di comuni che stanno più avanti di noi da un punto di vista della digitalizzazione, e quindi per la prima volta Chieti non è e non sarà una cenerendola tra i vari capoluoghi di provincia, ma anzi saremo all'avanguardia. Nonostante si sia quindi sotto organico, si cerca di andare incontro al cittadino velocizzando i servizi in questa maniera? Sì, ma in effetti il processo di digitalizzazione che abbiamo iniziato al momento del nostro insediamento, ricordo ai cittadini che quando nell'ottobre del 2020 ci siamo insediati, praticamente eravamo all'anno zero nel comune della computerizzazione e digitalizzazione, tant'è vero che tantissimi impiegati durante il lockdown non poterono andare in smart working proprio perché avrebbero dovuto portarsi faldoni a casa. Con un lavoro lento ma veramente incisivo, e devo ringraziare sempre la mia assessora Mara Amaretti che si è dedicata a questo settore anima e corpo, stiamo rivoluzionando nel vero senso della parola i nostri uffici, e quest'ultimo traguardo all'urbanistica che poi sarà portata anche ai lavori pubblici, migliorerà il contatto con i nostri concittadini.